Il nuovo bando per l'accesso ai contributi in favore delle famiglie in difficoltà, per il quale il Comune ha stanziato complessivamente 117.000 euro, cui si aggiungeranno fondi regionali, aprirà mercoledì 10 aprile e resterà aperto per 30 giorni consecutivi fino a giovedì 9 maggio. Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Capannori, essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo e non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I cittadini inoltre devono presentare la certificazione ISEE e nella domanda devono espressamente dichiarare il numero di persone ultra 65 anni, disabili e minori che fanno parte del nucleo familiare. Oltre al reddito, sarà presa in considerazione anche la percentuale di incidenza canone reddito. I contributi erogati in base ad una graduatoria che sarà valida per tutto il 2013 saranno suddivisi in due fasce, quella A per i nuclei con valore ISE uguale o inferiore a 12.881 euro, importo di due pensioni minime INPS per il 2013 e incidenza del canone di affitto non inferiore al 14%. Per questa fascia il contributo è previsto fino ad un massimo di 3.100 euro l'anno. Fascia B, nuclei con ISE superiore a 12.881 e non superiore a 28.111 e per il quale il valore ISE non sia superiore al limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per questi nuclei l'incidenza del canone di locazione non deve essere inferiore al 24% e per questa fascia il contributo è previsto fino ad un massimo di 2.325 euro l'anno.